non sono false le voci di morti di tumore. Ah, ecco, ce le siamo inventate. Le siete inventate. Quindi, filma. Mi dia, ingegnere, mi dia il microfono. Dottore, mi dia il microfono. Filma tutto. Nel luglio del 2010 il governatore pugliese Nichi Vendola vede il filmato. A mostrarglielo sono alcune persone interessate al caso Ilva, perché in quei giorni avevano pubblicato dei dati dell'ARPA sui livelli allarmanti di emissioni a Taranto. E quello stesso video sarà al centro di una telefonata tra il governatore della Puglia e Archinà, considerato dai pubblici ministeri il faccendiere dei Riva. Nell'intercettazione il governatore ride di gusto e non ne comprendiamo le ragioni. Vorremmo che serenamente fosse lui a chiarirle. Sono, per dire una cosa seria, anche se mi sono molto colpito da una scena che ho appena visto ora. I miei amici mi hanno fatto vedere a Roma una conferenza stampa e un'immagine e uno splendido scatto. Non potevo riprendermi ora. Ho visto una scena fantastica. Si mette da... Dottor Archinà, mi faccia parlare. E complimenti, io e il mio capo di gabinetto siamo stati un quarto d'ora a ridere perché è stata una scena fantastica. Cioè, serve almeno. Sì. No, ma poi quella faccia di provocatore, ma vabbè. Ma comunque. Per me che le ho fatte veramente le battaglie della difesa della vita e della salute. E siccome ho capito qual è la situazione, volevo dire che... mettiamo subito in agenda un incontro con l'ingegnere. No, state tranquilli, non è che mi sono scordato. No, assolutamente. Non so come fare, perché ho paura che metto la faccia mia e possono accendere ancora di più i fuochi. No, ero sicuro, soltanto che sta degenerando per colpe. I vostri alleati principali in questo momento, lo voglio dire, sono quelli della FIOM. Preoccupati, mi chiamano 25 volte al giorno. Lo so. Purtroppo i miei timori del recente passato si stanno dimostrando sempre di più, e sempre di più non solo lì, ma anche altre persone sono nell'occhio del ciclone, ma tutto poggiato su una scivolata del nostro stimato amico direttore. Va bene, noi dobbiamo fare, ognuno fa la sua parte. E dobbiamo però sapere che, a prescindere da tutti i procedimenti, le cose, le iniziative, l'Ilva è una realtà produttiva, non possiamo rinunciare. E quindi, diciamo, fermo restando tutto, dobbiamo vederci, dobbiamo dare garanzie. Volevo dirglielo perché poteva chiamare Riva e dirgli che il presidente non si è difilato. Vabbè, no, ma ne eravamo assolutamente certi. Oggi Nichi Vendola è tra i 53 indagati dell'inchiesta Ambiente Svenduto per la Procura di Taranto. Il leader di SEL ha fatto pressioni sul direttore generale dell'ARPA Puglia, Giorgio Assennato, perché ammorbidisse il suo atteggiamento nei confronti dell'Ilva. Concussione. Girolamo Archinà invece è finito in carcere il 27 novembre 2012. Associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Sono le ipotesi di reato da cui dovrà difendersi l'ex public relation dell'Ilva insieme a Emilio, Fabio e Nicola Riva, all'ex direttore della fabbrica Luigi Capogrosso. Sempre Archinà è accusato anche di corruzione in atti giudiziari per aver versato una tangente di 10.000 euro ad un ex consulente della procura incaricato di svolgere una perizia sulle emissioni nocive dello stabilimento siderurgico. Nel corso dell'inchiesta è anche emerso come molti cronisti locali e alcune testate giornalistiche fossero di fatto al libro paga di Archinà. Soldi per nascondere lo scandalo inquinamento e soprattutto per non fare domande.